Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo appena finito di tirare questa nuova ottica. Vi invito a guardare il video che lascerò qui sopra oppure qui sotto nei commenti. È abbastanza divertente e anche abbastanza esplicativo, diciamo. Ora vorrei farvi vedere, diciamo, come video bonus come eseguo io la manutenzione della mia carabina dopo ogni sessione di tiro. Allora, le parti principali che bisogna ricordarsi è di oleare comunque tutte le parti in metallo che sono state a contatto col sudore della mano, altrimenti fanno la ruggine, come vi ho già detto nel video i 5 errori che vi lascio sempre qui sopra. Quindi con il WD-40 vado semplicemente a spruzzare tutte le parti metalliche e con un panno di cotone vado poi a passarle bene tutte. Questa cosa è fondamentale perché altrimenti tutte le parti in metallo faranno un sacco di ruggine che non verrà più via. Il cane lì, se non lo ammazzo tutto il giorno così. Ok, poi sempre con il WD-40 bisogna oleare tutto questo meccanismo. Se, soprattutto se utilizzate spesso la carabina, questo previene che vi si blocchi. Andate poi sempre ad asciugare. Dopo passate l'ottica tutto intorno e infine con un panno microfibra come quello che era presente nella scatola di quest'ottica potete anche dare una pulita alle due lenti davanti e dietro se ci fossero magari delle ditate o comunque se fossero un po' unte o umide, così dovreste pulirle bene. Ok, per quanto riguarda l'interno della canna non me ne preoccupo quasi mai perché comunque ci sono diversi video su YouTube che spiegano che questi tipi di colpi non lasciano nessun residuo all'interno della canna. Se volete potete sparare ogni tanto quei colpi, quei piumini in cotone giusto per togliere qualche residuo, ma rimarranno semplicemente sporchi. Ma basterà sparare un altro colpo e vedere che se sparando un altro piumino sarà ancora sporco uguale, perché comunque non è appunto un detrito, è proprio un qualcosa che rimane dovuto al colpo, che comunque non va a influenzare i colpi successivi. Bene, direi che è tutto anche per questo video un po' bonus così, e vi invito ancora a guardare il video quello precedente sulla tenuta di quest'ottica, e grazie e al prossimo video.